Bentrovati a tutti gli amici di Futura, torna e comincia una nuova settimana con il nostro Aperinews. Ormai lo sapete, il lunedì lo dedichiamo allo sport e Aperinews di nome e di fatto la nostra puntata è una sorta di aperitivo a quella che poi sarà la puntata di questa sera con Futura Gol, ve lo ricordo, alle ore 23 per parlare di calcio, di Catania e di Messina. Mentre in questo appuntamento del lunedì parliamo di tutti gli altri sport. Oggi un po' il calcio c'entra, ma quasi, ora capirete perché. Perché parliamo di calcio a 5 e sono contento di farlo, e lo facciamo con chi rappresenta i colori della città di Catania, ma anche della nazionale italiana, il capitano della meta Catania e della nazionale, Carmelo Musumeci, che ringrazio. Ciao Ciao, Carmelo. grazie per l'invito. E Carmelo arriva oggi, in questo lunedì, dopo una splendida vittoria della sua meta Catania per 6-0, vittoria che tu hai visto dall'alto, però, Sì. perché non stai benissimo. Intanto partiamo da questo, come stai? Ieri ho avuto un piccolo fastidio muscolare, quindi con il mister e la squadra abbiamo preferito lasciarmi ai box, però ieri è stata una grandissima partita e tutto poi è passato in secondo piano con quella vittoria. Ecco, possiamo vedere anche qualche immagine di questo 6-0. Che sensazione è vederla da lontano, vederla dalla panchina, diciamo, da qualsiasi parte, però non poter scendere in campo? Prima scherzavamo fuori onda. Avete vinto 6-0, Sì. magari con Carmelo vincevate 12-0. Tu dicevi no, non è detto, non è così. Però dico, i ragazzi hanno fatto davvero bene. Sì, fa male non poter essere in campo, ovviamente, però ieri i miei compagni di squadra non hanno fatto pesare assolutamente la mia presenza, anzi hanno fatto una grandissima partita sotto ogni punto di vista, difensivo, offensivo, concentrati sempre sul pezzo e abbiamo ottenuto una vittoria molto importante per il nostro prosieguo. Senti, in questi casi quando si vince con un risultato così largo si dice stramerito di chi ha vinto, ma forse un po' demerito dell'avversario. C'era così tanta differenza tra voi avversari? No, assolutamente, assolutamente. Il Pomezia è una squadra che è stata costruita appositamente per provare a vincere il campionato e quindi ieri hanno trovato di fronte però una grande meta che soprattutto in casa vuole dire sempre la sua. Quest'anno siamo partiti fortissimo e quindi ieri più merito nostro che demerito loro. Ecco, quindi dico, a maggior ragione ha un valore importante questo 6-0. Ai profani non è facile vincere le partite con 0 gol di scarto, con un risultato così importante, perché nel calcio a 5 normalmente gli equilibri si mantengono, soprattutto in Serie A, un campionato difficilissimo. Sì, è difficile mantenere le porte inviolate, però ieri, come ti ho detto prima, abbiamo fatto una grande partita sotto ogni punto di vista. A livello difensivo siamo stati perfetti. Il nostro portiere è, diciamo, il più giovane dei tre, perché i due sono Sì, infortunati. c'era anche quest'altra problematica Sì. oltre al tuo infortunio ieri. Addirittura ha vinto il migliore in campo, MVP Sky, quindi questo ci fa capire che la squadra può puntare su tutti quanti e ognuno di noi vuole dare il proprio contributo. Ecco, Carmelo, a proposito di obiettivi, anche di questo discutevamo fuori onda prima dell'inizio della trasmissione, ma poi è l'argomento principale, anche perché sì, parliamo della partita di ieri, ma con te vorrei analizzare un po' questo avvio di stagione, ma vorrei partire un po' da lontano. Un paio di anni fa è arrivato un secondo posto in campionato, siete arrivati in finale e poi ci sono state 2 stagioni, possiamo dire, difficili, molto complicate, in cui avete avuto delle difficoltà. Quest'anno invece, diciamo, facciamo gli scongiuri, puoi Esatto, fare tutti gli scongiuri che vuoi, ma la meta sembra aver ritrovato il passo veramente di 2 anni fa. Ti chiedo cosa è successo dopo quella finale in questi 2 anni che hanno preceduto questa stagione. sì, fino al Se, ovviamente raggiungimento. se ti sei fatto un'idea, perché magari Sì, puoi no, dirmi no, non lo so. ci dobbiamo fare un'idea perché per una nostra crescita, quindi sì, ovviamente mi sono fatto un'idea. Diciamo che la storia della meta Catania da quando siamo partiti dalla Serie B è stato sempre diciamo è andata sempre a crescere fino al raggiungimento poi della storica finale. Poi diciamo che dopo il raggiungimento della finale la società ha fatto delle scelte giusto o sbagliate che siano, ha fatto delle scelte comunque coraggiose che comunque hanno portato un po' a
a uno scompenso. Okay. E quindi si è quindi, uno staff. In sostanza, scusami, non si è ridimensionato, sono state delle scelte che forse non hanno pagato. Sì, no, anzi abbiamo incrementato, la società ha incrementato, però ovviamente la strada da percorrere, si deve percorrere una strada. Non è tutto così semplice e facile, la società ha deciso di percorrere quella strada, io con loro ho deciso di percorrere quella strada e perciò siamo passati anche da quei 2 anni di anonimato dove, ad essere sincero, sono più cresciuto in quei... anzi, siamo la società ed io siamo cresciuti più in quei 2 anni. Quindi hanno fatto bene, possiamo dire così, in un certo senso. Sì, perché come diciamo in tutto, anche nella vita, quando abbiamo i nostri momenti di difficoltà... ci aiutano a crescere. Esatto, ci aiutano a crescere. Noi abbiamo preso quei momenti per crescere. Oggi ci ritroviamo... qui è una nuova stagione, abbiamo iniziato abbastanza bene, però ancora è molto lunga, dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare. Ti faccio una domanda difficile, tu hai un po' abbastanza il polso della situazione, anche perché sei il capitano della nazionale, quindi ti confronti anche con atleti di grande spessore. La dimensione della meta è quella del secondo posto di 2 anni fa e quella di quest'anno? È difficile, lo so, sì. se vuoi non ti sbilanciare più di tanto. Diciamo che è cambiato un po' anche un po' il regolamento, no? Nel nostro sport, mentre 2 anni fa non c'era, avevamo l'obbligo di 7 stranieri, okay. Ora quest'anno siamo 4 il massimo, okay. Quindi diciamo anche un po' il livello è diverso, ora in campo ci sono anche più italiani, che ovviamente bisogna dare del tempo per crescere, quindi diciamo che è oggi... un bene o un male secondo te questo per il movimento? Per la nazionale è un bene? Sì, un bene perché comunque dà la possibilità anche a molti italiani di poter crescere, no? Ovviamente si deve lavorare anche tanto nei settori giovanili, come sta facendo la Meta Catania da anni, e infatti si ritrova tanti ragazzi che come Manzerbigi ieri, anche il quarto portiere, okay. È entrato un altro ragazzino, 2005 se non sbaglio, Sebi, quindi questo fa capire che è un bene, però noi dobbiamo saperlo sfruttare perché... dobbiamo capire che per noi può essere un incentivo in più e dobbiamo lavorare nei settori giovanili. L'italiano deve capire che deve essere importante. E quindi la dimensione della meta qual è secondo te? È quella? Sì, è quella. È quella. Siamo una grande squadra. Cioè, voglio arrivare a chiederti, l'obiettivo di quest'anno è vincere? Almeno provarci. Sì, provare per vincere. Sì, vogliamo provare a vincere, però tra dire e fare sappiamo che la strada è lunghissima. C'è di mezzo un campionato, quali sono le avversarie più temibili quest'anno? C'è Olimpus, Eboli, Napoli, Pomezia stesso che in questo momento sta passando un momento particolare per un'altra grande squadra. Sì, il campionato è abbastanza equilibrato, forte, quindi... bisogna restare sempre sul pezzo, pensare che ancora abbiamo 0 punti e correre tanto. Assolutamente. Eboli, che ricordiamo, è allenata da un ex della meta che è Samperi, che sì. Siete cresciuti insieme, lo possiamo dire, avete fatto tanta strada insieme. Sì, sì, assolutamente. Con il mister Salvo siamo cresciuti insieme, siamo partiti da Cireale, poi siamo passati alla meta, abbiamo fatto grandi stagioni e ora ci ritroviamo da avversari, lui si trova ad Eboli. E quindi l'obiettivo è batterlo. E questo è chiaro. Senti, come sta il calcio a 5 a Catania? Il calcio a 5 a Catania ha avuto una storia. Voi siete la meta, lo ricordiamo, è partita da San Giovanni la Punta, poi si è spostata a Catania. A Catania prima c'era un'altra società che è arrivata fino alla Serie A2. Adesso ci siete voi. Come sta il calcio a 5? Parlavi prima di settore giovanile. Credo che ci sia stata negli ultimi anni una bella espansione, tanti ragazzini che... invece di puntare al calcio 11 hanno deciso di rimanere nel calcio a 5. Sì, diciamo che qui il calcio a 5 a Catania, ma come in generale, diciamo, non è facile, no, affrontare comunque, perché ancora è uno sport che è in crescita. Sì. Quindi è uno sport dove in questo momento si sta cercando di trovare la propria dimensione, ci sono tante...
tanti cambiamenti durante le stagioni, quindi non è semplice, però la Meta Catania sta facendo un grande lavoro, si vede appunto, come dicevo prima, dal settore giovanile, dal gruppo dirigenziale abbastanza ampio che ha, dallo staff tecnico che ha appena formato, quindi la Meta Catania sta lavorando abbastanza bene, anche molte squadre che si trovano tra Serie 2, ma diciamo che in generale in Sicilia si lavora storicamente bene Sì. con il futsal. C'era all'epoca l'Augusta, diciamo che è una Diciamo che regione. l'Augusta è, diciamo, storicamente una delle formazioni più importanti, poi anche a Esatto. Regalbuto c'è una bellissima tradizione, Melilli che ha fatto Melilli. la Serie A con voi l'anno scorso, se non mi ricordo Sì, male, l'anno sì, scorso, sì. dopo lo spareggio con il Regalbuto. Dico, c'è una bella tradizione in Sì, in Sicilia. Sicilia per il futsal c'è una bella tradizione. Ora, da 6 anni a questa parte, la Meta, da quando partecipa comunque anche al campionato di Serie A, come abbiamo già detto prima, siamo partiti dalla Serie B, è stata sempre un andarsi a migliorare, quindi la Meta ogni anno si migliora sempre di più. E questo può fare solo bene a noi e ai tanti giovani che comunque si trovano anche nel posto, perché è uno sport che è bello Sì. e che comunque ti può permettere anche un giorno di poter vivere di questo. Quindi Questo è importante da sottolineare, nel senso che ormai il dilettantismo, ecco, permettimi questo termine, è superato ad alti livelli. sì, la Serie A è superato, è chiaro che come dicevo io in questo momento è in fase di evoluzione, quindi ci sono tantissime cose da migliorare, però è uno sport che ti permette di vivere e quindi è normale che il ragazzino si avvicini allo sport perché è uno sport molto E bello. quindi che oltre al sognare a diventare campione di calcio 11, magari c'è qualcuno che sogna di diventare campione Di di calcio a 5. calcio a 5. Abbiamo gli ultimi 2 minuti, però ti devo chiedere del rapporto con la città e del pubblico, che aumenta sempre di più. Il Palacatania, e lo vediamo anche dalle immagini di domenica in domenica, se giocate molto spesso giocate di venerdì, cambia sempre. Però c'è sempre più gente a seguirvi e questa è una cosa bella in una città che comunque vive per lo più di Di calcio a calcio, 11. sì. Anche questo Non è stato non è stato facile. un lavoro semplice. La società, anche sotto questo punto di vista, sta lavorando bene. Poi è chiaro che spetta anche a noi giocatori creare quell'entusiasmo, avvicinare tanta gente a vedere le nostre partite. E questo si fa lavorando, la società lavorando bene, quindi pubblicizzandole in un certo modo, e poi noi fare del nostro in campo, quindi la gente quando viene a vedere una partita nostra, capita spesso di parlare poi dopo le gare con gente che si è vista la partita e mi dice, sai, è la prima volta che mi sono avvicinato a uno sport Beh, bello. tornerò. Tornerò, esatto, perché comunque si trovano a 1 metro dal campo, Sì. quindi è come se loro lo vivessero in prima persona. E poi è uno sport molto dinamico, no? Le emozioni sono una dietro l'altra È e vero. quindi rimani tutta la partita Cioè, certo, con. riempire il Palacatania non è Non è facile, però dico, semplice. penso che questo obiettivo lo siete messi in testa, lo siete fissato pure, di riempirlo completamente. Sarebbe un sogno, E con la infatti, nazionale, quando è venuta la nazionale ci qui a siete febbraio, riusciti. sì, ci siamo riusciti, 4.000 persone, bellissimo, vederlo pieno è stato qualcosa di assurdo. Speriamo di portare└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││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 └││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 
la metà Catania a fare una semifinale, una finale playoff. Puntiamo alla finale, dobbiamo puntare in alto, dai, ci può stare. E la si riempie. È compito nostro portare più gente possibile. E siamo arrivati anche alla fine di questa splendida chiacchierata. Grazie, Carmelo Musumeci, capitano della meta della nazionale di calcio a 5. Io ringrazio ovviamente la società e l'ufficio stampa Attilio Scuderi che ci ha concesso di avere Carmelo qui con noi. E grazie a voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo alle 23 con Futura Gol.